touch you! Get out! I am saying, Jesus! Get out! Get out! In the name of Jesus! No, I'm making sure I don't. In the name of Jesus! Oh, no! Back off! In the name of Jesus! Look out for me! Trovato al pubblico di Vadredo, oggi vogliamo raccontarvi la storia di una possessione diabolica. C'è da dire che le possessioni diaboliche sono molto rare, lo dicono gli stessi esorcisti, e soprattutto è solo l'esorcista che può fare la diagnosi, cioè è l'esorcista che può dire sì, siamo davanti a una possessione diabolica oppure no, siamo davanti a un problema di diversa natura. In questo caso l'esorcista ci ha detto no, è una vera e propria possessione diabolica. Questa vicenda coinvolge una donna che non vi mostreremo in volto perché ovviamente non vogliamo spettacolarizzare il dolore di queste persone né metterle in piazza, ma soprattutto anche perché in questo caso questa donna ricopre un'importante carica pubblica all'interno della comunità europea e quindi non desidera essere riconosciuta. Questa storia di possessione diabolica vede appunto coinvolta questa donna che inizia questo suo percorso molto doloroso, che però ovviamente vedrà la luce con la sua liberazione, a causa di pratiche particolari, ovvero questa donna, come sentiremo, dichiarerà di aver praticato terapie energetiche e di aver creduto a quelli che vengono definiti i falsi angeli. Vediamo di cosa si tratta. Mi chiamo Marie-Thérèse e ho un posto di responsabilità. Dirigo un'organizzazione internazionale di commercio da oltre 15 anni. Si tratta dunque di un lavoro per forza molto stressante e dopo anni di lavoro ero arrivata a una situazione in cui mi sentivo praticamente in uno stato di esaurimento e come tante persone ho cercato dei metodi, delle terapie energetiche per poter combattere contro lo stress e ritrovare un certo benessere. Durante quel periodo, cosa ho fatto? Ebbene, ho iniziato con l'ipnoterapia. Ho fatto alcune sedute di ipnoterapia e poi mi sono fatta fare dei massaggi. E i benefici che ricevevo dai massaggi, a un certo punto ho avuto voglia di trasmettere agli altri questo benessere, ovviamente a persone a cui voglio bene, ai miei amici, e per me era anche un modo di rilassarmi, perché faccio un lavoro molto intellettuale, quindi mi permetteva di aiutare gli altri parallelamente al mio lavoro e allo stesso tempo mi permetteva di rilassarmi. Allora ho continuato e poi ho incontrato un'amica
che mi aveva parlato di corsi di riflessologia plantare che stavano per iniziare nella nostra città. Allora siamo andati a trovare questa persona che stava avviando la scuola di riflessologia plantare, mi è sembrata una cosa molto interessante, e nel settembre del 2007 ho iniziato questo corso, e andavo una volta a settimana e per un anno, era un corso che durava un anno. Nel febbraio del 2009 ho avuto una prima esperienza abbastanza strana. Una donna viene da me, al lavoro, le faccio il massaggio e automaticamente sento nel mio corpo i sintomi di quella donna. Ho sentito una tristezza così grande che ho persino iniziato a piangere. Da allora in poi tutte le persone che venivano captavo i loro sintomi. Così se una persona veniva e aveva mal di pancia o qualsiasi altro sintomo o un dolore nel corpo, io lo sentivo dentro di me. Poi sono tornata dal nostro maestro di riflessologia, che era anche un maestro Reiki, e che mi ha detto sì, in effetti ci può essere una trasmissione di energia quando si fa riflessologia e quindi dovevo iniziare a portare delle pietre per proteggermi. La riflessologia plantare è una terapia oggettivamente buona, non c'è niente di male da dire, però dipende come la persona si coinvolge in questa terapia, perché a volte si vuole oltre il protocollo di cui ha parlato Maria Teresa, oltre il protocollo anche un'intenzione di comunicare qualcosa, una guarigione. E si fa un sforzo perché c'è l'affetto che vuole il bene della persona e quindi si vuole comunicare qualcosa e poco a poco si comunica alcune energie senza saperlo e senza volerlo, incoscientemente, e si sviluppa nella persona un potere, poco a poco un potere occulto che è naturale. Ma però questo potere occulto è un sviluppo di una dimensione della natura umana che non è più la dimensione spirituale a livello naturale, cioè intelligenza o volontà, ma il livello della vita sensibile. E questo è contrario al disegno di Dio sulla persona umana, sebbene che questo attrae il demonio, perché è contrario al disegno di Dio sulla persona umana. Avevo paura. Avevo paura perché tutti questi sintomi li assorbivo, allora mi sono chiesta, e forse ho assorbito anche le malattie di queste persone. E questa amica mi dice, senti, conosco una persona che ha un dono per guarire e potrebbe vederti perché legge nel corpo delle persone, quindi può vedere se hai un problema, perché ovviamente non è un medico che ti potrà dire che malattia hai preso o come l'hai presa. Era un po' diffidente, però ho detto va bene, proviamo a vedere almeno una volta, vediamo di che si tratta. Allora arriviamo a casa di questa donna, era fine agosto del 2009, arrivo da lei, è vero che forse mi aspettavo di vedere dei guaritori con delle facce da Halloween un po' dappertutto, invece arrivo e vedo degli angeli. Entriamo nella sala massaggi e vedo un angelo. Allora il mio sguardo era automaticamente rivolto verso quest'angelo e quando ho visto l'angelo ho trovato pace e mi sono stesa sul lettino per i massaggi. Lei ha iniziato a lavorare e lei mi ha detto, Marie Thérèse, lei ha un dono per guarire, lei ha questo dono dentro. E io ho detto, ma che dono è? Lei mi ha detto, è la guarigione, lei lo sa. E io dico, ma che cosa significa? E lei mi dice, è esattamente quello che lei sente quando lavora sulle persone. Lei è una guaritrice, è nata con questo dono, lei ha questo dono di guarire. Ma era una trappola, perché è come se io avessi dato l'accordo a tutte le forze che mi accompagnavano e che avevo frequentato fino ad allora. Allora, l'indomani arrivo a casa mia e la mia propria mano inizia a lavorare sul mio corpo. La mano andava da sola, con una precisione da dare veramente i brividi. La mano lavorava, lavorava, lavorava. Le persone credono avere un potere di Dio, cioè un dono di Dio più esattamente. Credono avere un dono di Dio perché fanno il bene e non si rendono conto che il criterio di verità non è l'efficacia, è la finalità. Cioè,
quando pratico queste terapie, che cosa sviluppo in me stesso? Tutte le persone che sono coinvolte nelle pratiche occulte oppure nelle terapie energetiche si rendono conto poco a poco che fanno fatica ad essere presenti alla realtà. Perché lo sviluppo della vita sensibile si fa a scapito della vita spirituale a livello naturale, non parlo della fede, della religione, a livello naturale sviluppare la sua sensibilità si fa sempre a scapito della vita spirituale perché la nostra capacità di vita è limitata e quindi si crea un disordine nella natura umana e le persone diventano poco a poco incapaci di essere presenti alla realtà. Sono qua senza essere qua. E mi ricordo che era esattamente il 9 settembre del 2009. Dovevo andare in un'altra città per una riunione di lavoro. La mattina mi alzo dal letto, vado nel bagno e c'era come una forza che mi ha riportato vicino al letto. E vedo le mie mani che vanno per aria, fanno dei gesti in modo automatico, io non avevo nessun controllo e sento dei messaggi sopra la mia testa: siamo angeli d'amore e di pace. Ecco. E allora sono entrata in un ciclo in cui sentivo delle voci, avevo delle visioni. La prima visione era una scatola di arnesi, vedevo un medico, degli arnesi, anche lì c'era un messaggio. Lei è il medico del cielo sulla terra. Ogni visione era accompagnata da un messaggio. C'era un'immagine molto chiara e un messaggio e una voce che sentivo. E poi ho incominciato a sviluppare altri poteri, poteri di medium. Per esempio, vedevo una persona e vedevo il doppio di questa persona, leggevo nell'anima di questa persona, così dicevo all'epoca, però oggi so che solo Dio può leggere nell'anima di una persona e potevo persino leggere nel pensiero delle persone, però sapete che ci sono dei veggenti che quando si va da un veggente può parlare di queste cose, ma c'era anche un fenomeno che io avevo nominato il GPS. Per esempio andavo in una strada, arrivavo a automaticamente, cioè giravo da un lato o dall'altro perché sapevo che lì dovevo arrivare. Vedevo il nome della strada ed era proprio la strada che cercavo. E cercavo qualcosa e la mia mano automaticamente la trovava quella cosa. E quando entravo, per esempio, in una stanza, sentivo tutto quello che c'era, qual era l'atmosfera, l'entità, sentivo se c'erano delle entità presenti, degli spiriti. Le piante, per esempio, potevo dare energia alle piante, c'era un'energia che usciva, si emanava dal palmo della mia mano. Tutte le persone che sono ipersensibili sono capaci di sentire le persone, i luoghi in cui si trovano e hanno questo potere di sentire fisicamente le cose. Per cui hanno l'impressione di avere un potere che gli altri non hanno e sono contenti di questo. Ma questo potere non è buono, perché ancora una volta è contrario al disegno di Dio sulla persona umana. La vita sensibile è una cosa buona, voluta da Dio, e avere una sensibilità molto acuta è ancora una cosa buona. Per esempio, Giovanni Paolo II, quest'uomo aveva una sensibilità molto sviluppata, però non era medium. Perché la sua vita spirituale era ancora più sviluppata, quindi poteva assumere una vita sensibile molto sviluppata. Quindi la medianità non è soltanto di avere una vita sensibile molto sviluppata, dipende dalla vita spirituale che abbiamo a livello naturale, non parlo della fede. A livello naturale, e quando uno ha sviluppato molto la vita spirituale, è capace di assumere questa vita sensibile e non è medium.
Questi fenomeni mi facevano impazzire perché c'era troppo potere e io non avevo mai cercato quel potere dentro di me, non l'avevo mai cercato. La riflessologia per me era un massaggio fisico, concreto, e mi sono ritrovata con tutti questi poteri, non sapevo da dove venivano, non avevo nessun controllo, non potevo controllare nulla, subivo, ero lì, allora erano dei sedicenti angeli che mi stavano, diciamo, formando, trascinando in questo processo. Il diavolo lo conoscevo come tanta gente lo conosce, anche se sono cristiana di base, ero fuori dalla Chiesa, quindi il fenomeno del diavolo per me era il diavolo della Bibbia, niente di più. Sapevo che c'erano dei guaritori, che c'è la stregoneria, insomma, sapevo che c'erano tutte queste cose, ma erano così lontane da me. Sono cose che non mi hanno mai riguardato, era un mondo molto lontano da me. E quando si entra in una trappola come questa, nel momento in cui si dà il proprio accordo, non si ha più controllo. Sono tutte queste forze che dicevano di essere angeli di pace e d'amore. E nel momento in cui io ho accettato questo, sono diventata un burattino, non avevo nessuna possibilità di controllare e ho persino preso contatto con dei guaritori per capire perché mi succedeva questo, come succede, e mi dicevano: ci sono persone che sono nate con doni naturali e lei è una di queste persone, nata con questo dono. Quindi sono delle guide. Sappiamo che la natura umana ha un ordine in se stessa. C'è la parte superiore, che è lo spirito, l'anima, diciamo, dell'uomo, in cui sta l'intelligenza e la volontà, e poi c'è tutto il resto che abbiamo ricevuto dai genitori attraverso la generazione, cioè la vita vegetativa e la vita sensibile. E quando, perché l'uomo è capace di fare questo, si sviluppa questo grado di vita sensibile, si mette un disordine nella natura umana, quindi non può portare del bene. E il demonio, lui, è contento di questo disordine nella natura umana perché è contrario al disegno di Dio sulla persona umana. E quindi è attratto da uno che sviluppa molto questa sensibilità, questa vita sensibile, al punto tale che quando è troppo sviluppato, la persona acquisisce dei poteri occulti e se la persona usa di questi poteri occulti, il demonio viene a indemonizzare questi poteri occulti e la persona viene infestata e a volte anche posseduta. A settembre mi è stato consigliato di andare da un esorcista, da un prete. Non sapendo che cos'era, sono andata. La priorità per me era uscire da lì, tirarmi fuori da quella situazione. Non dormivo più di notte. Quando sono iniziati questi attacchi, vomitavo ogni mattina, c'erano rumori nell'appartamento, il mio corpo bruciava. Ero quindi con quest'idea che dovevo salvarmi. E siccome mi avevano detto che il prete, il sacerdote, poteva aiutarmi, mi sono detta: anche con le preghiere, anche se dovessi morire, posso salvare l'anima. Era una vera possessione, però aveva sviluppato questo grado di vita sensibile e per cui aveva questi poteri occulti, naturali all'inizio, ma poco a poco sono diventate infestate dal demonio. E quindi aveva una vera possessione. Però per la sua liberazione abbiamo dovuto nello stesso tempo fare l'esorcismo per scacciare via il demonio, ma chiudere la porta al demonio, cioè perdere l'ipersensibilità, che è la stessa cosa della medianità. Tutte le persone che sono medium hanno sviluppato l'ipersensibilità. Quando si è avuto a che fare con le cose occulte, si entra nel campo del demonio. Allora, finché non lo disturbate, vi lascia in pace. Ma quando incominciate a disturbarlo, chiamando un sacerdote, e allora lì si manifesta,
E sì, posso dire che il demonio, il diavolo esiste, visto che io l'ho vissuta questa esperienza. Gli attacchi sono diventati più intensi. Durante la preghiera il corpo mi faceva male, mi ricordo che sono entrata, che entravo in quella cappella come in una sala di torture. Il corpo mi faceva male dappertutto e poi i demoni parlavano attraverso la mia bocca, hanno incominciato a manifestarsi attraverso la mia bocca e aggredivano il padre Paul Marie dicendo che vuoi, e venivo attaccata con una violenza tale, vomitavo liquido giallo ogni giorno e anche una schiuma bianca. Tutti i giorni, da quando erano iniziati gli attacchi. E dormivo forse un'ora di notte, non di più, da quando erano iniziati gli attacchi. E i demoni arrivavano all'una di notte e fino alle sei mi attaccavano. E quando ho iniziato l'esorcismo, questo ha raddoppiato di intensità e casa mia era veramente come un fuoco. E sentivo che c'erano delle presenze a casa mia. Era una cosa orribile, era terribile. La liberazione basta leggere rituali, pregare, digiunare, fare le cose come la Chiesa lo chiede, è Gesù che libera, non è l'esorcista, è Gesù. L'esorcista è soltanto il strumento di Dio, come il sacerdote è un strumento di Dio. Quindi Dio si serve dell'esorcista per liberare, non ha bisogno dell'esorcista, però gli piace servirsi degli uomini per fare del bene, perché questa è la misericordia di Dio, la bontà di Dio che vuole coinvolgere gli uomini per fare il bene. E quindi l'esorcista è un strumento al servizio della persona, di Dio, ma anche della persona, per il suo bene. Il più difficile è il discernimento, perché la liberazione si fa sempre quando si prende le precauzioni, quando si prende di digiunare, di confessarsi, di avere una vita cristiana molto, non dico seria, sì. Quindi il problema non è la liberazione, ma il discernimento. E a volte non riusciamo a liberare le persone perché ci sbagliamo nel discernimento. E per fare il discernimento si vuole fare un po' di teologia, di filosofia. Perché il demonio non può fare niente contro la grazia di Dio. È un dono di Dio e il demonio non può fare niente. Però lui può agire sulla natura umana e più precisamente sul condizionamento della natura umana, cioè il corpo, la sensibilità, la psicologia, l'immaginazione, i cinque sensi, tutto questo può agire se lo lasciamo fare. Una persona che ha una vera vita cristiana, sacramentale, cioè la messa ogni domenica, la confessione una volta al mese, Gesù abita in questa persona e quindi protetta, molto protetta. La mia liberazione è avvenuta nell'aprile del 2012, durante la Settimana Santa. Mi ricordo che ero nella cappella, il padre Paul Marie faceva la preghiera e il demonio che parlava durante l'esorcismo esprimeva tutta la sua rabbia contro il quadro dove c'era Cristo, contro la statua della Santa Vergine, esprimeva questa rabbia e poi si è rivolto a padre Paul Marie dicendo: Marie Thérèse l'abbiamo persa, e ha detto al padre: datemi un altro corpo. E il padre ha risposto: no, non avrai un altro corpo, vai all'inferno. E ho sentito come una brezza, come un vento che mi portava via tutto quello che c'era nel corpo. Ho sentito che il mio corpo si rilassava, perché durante le preghiere dell'esorcismo io ero tesa, sentivo queste forze che lottavano e lì mi sono distesa. E quello stesso giorno sono tornata poi nella cappella e ho sentito la pace nel corpo e anche tutto intorno a me. E lì ho capito che sì, ero libera. Ora vedo che queste pratiche energetiche
Le persone non se ne rendono conto, ma basta andare una volta a fare un massaggio e si è trascinati in questa tragedia, se così si può definire. Le persone pensano di andare a cercare un benessere e invece no, è una trappola. La mia liberazione è stata accompagnata dalla mia conversione. E oggi che sono convertita seguo un cammino che mi porta verso la misericordia divina. Oggi vedo tutto questo con una certa distanza e ora vedo anche qual è la trappola di tutte queste terapie. E le persone veramente pensano di andare a trovare il benessere. Uno vede gli angeli, allora pensa sì, è per forza qualcosa di bene, si può aiutare le persone a stare meglio, ma non vedono quale trappola c'è dietro. Uno pensa di fare del bene, ma in realtà è un modo di distruggere, ma ci si rende conto di questo solo dopo. E ora me ne rendo conto e a volte prego per delle amiche che continuano a credere, che pensano di avere delle guide che le aiutano a fare tutte queste terapie, e io prego per queste persone e spero che un giorno queste persone scopriranno quello che io ho scoperto. Penso che quando si cade nella trappola del demonio c'è un unico rimedio per uscirne e rivolgersi a un esorcista, prete. Dio può servirsi di tutto, anche del male per il bene. La tua domanda è la stessa di Gesù crocifisso. Perché Dio ha permesso che Gesù soffrisse tanto, mentre Dio, e lui poteva salvarci in altro modo, meno costoso, con una sola parola poteva salvarci tutti. Perché ha permesso questo? Perché voleva mostrarci che aveva la capacità di servirsi della sofferenza e del male più grande che ci sia per il bene migliore, la nostra salvezza. Il male che può essere convertito in bene. E tutto il mistero della croce è qui. San Tommaso d'Aquino diceva che la croce, perché? Perché la croce è una sapienza, come dice San Paolo. La croce è sapienza. Perché? Perché la sapienza mette un ordine. E l'ordine nuovo che Dio mette è che il male può essere, si può servirsi del male per il bene. Non dico che si deve essere nel male e nella sofferenza per il bene. Questo sarebbe sbagliato completamente. Non dobbiamo cercare a soffrire per il bene, no. Gesù ha detto, se voi siete perseguitati in una città, fuggite un'altra. Non si deve esporre al male. Però il male accade sulla terra. E quando siamo vittime del male, possiamo fare questo percorso della croce. E siamo coinvolti nel mistero della salvezza con Gesù. Il monito di questa donna mi sembra chiaro, vale la pena però ripeterlo, attenzione quindi alle pratiche occulte, attenzione appunto a praticare tutto ciò che può anche in buona fede aprire quelle porte dove, quello che dicono gli esorcisti, ci si può infilare il diavolo. Vade Retro finisce qui, vi ricordo a seguire la nostra consueta rubrica sui vizi capitali tenuta da padre Giovanni Cucci, un gesuita redattore di Civiltà Cattolica. Ricordo sempre la nostra replica il sabato alle ore 17, il nostro sito internet www.vaderetro.tv2000.it, da cui è anche possibile inviare le vostre storie in modo anonimo. Non mi resta che augurarvi un buon proseguimento di giornata e l'appuntamento è per giovedì prossimo. L'accidia è veramente il male del nostro tempo. È un vizio terribile perché spegne la voglia di vivere. Qualunque cosa diventa una fatica insopportabile. Anche alzarsi al mattino, andare al lavoro, mangiare, dormire, tutto diventa insopportabile. Dal punto di vista psicologico, l'accidia assomiglia molto alla depressione.
anche se però non coincide con essa, perché l'accidioso è anche la persona incapace di fermarsi, frenetica, sempre in movimento, che deve fare mille cose, perché non può fermarsi. Se si ferma, emerge il suo vuoto interiore. San Tommaso definisce l'accidia la tristezza per il bene, che paralizza la volontà di agire. In fondo l'accidioso è anche, potremmo dire, il nichilista, il fatalista, colui che è incapace di impegnarsi, di dedicarsi per qualunque cosa, perché pensa che tanto non servirà a nulla, non cambierà niente, tutto resterà come prima. Per questo l'accidia è a sua volta all'origine di vizi gravissimi, come la lussuria, come l'ira, come l'invidia, perché sentendosi vuoti, spenti, annoiati, si cerca di ricorrere a qualunque cosa pur di provare qualche emozione, capace di farci sentire vivi. Per questo anche i gesti peggiori, legati alla violenza, sono propri dell'accidioso. La noia è all'origine di ogni tipo di male. L'accidia, dicevo, è veramente il male del nostro tempo. Ha anzitutto un valore contestativo. Ci ricorda che il sogno della società del benessere, legata a una felicità capace di essere assicurata dal progresso tecnologico, dall'abbondanza dei beni, è falso. In realtà tutto questo non ci ha resi più felici, non ci ha resi più contenti di vivere. Gli studi che vengono compiuti sulle società del benessere mostrano che le persone più colpite dall'accidia sono proprio i giovani, coloro che si trovano in una fascia di età che dovrebbe essere la più aperta alla vita. Questo si mostra da un preoccupante incremento dei fenomeni legati al suicidio, ma anche all'abuso di droghe, di alcol, di farmaci, tutti i tentativi di colmare un vuoto interiore. Ma l'accidia, essendo un male dello spirito, non può essere affrontata e risolta con soluzioni tecniche. Per questo la tradizione cristiana anzitutto metteva in guardia dall'accidia a livello di valutazione. Sentirsi inutili non significa essere inutili. L'emozione non coincide con la verità di me stesso. E l'altro elemento da cui l'accidia ci mette in guardia è di non sprecare la nostra vita. Coloro che sono preda dell'accidia sono proprio legati a questa sensazione di inutilità che li rende morti. A livello psicologico, un terapista diceva che la paura della morte è più forte in coloro che hanno la sensazione di non aver vissuto pienamente. Più la vita è stata vuota o il suo potenziale sprecato, più forte sarà l'angoscia della morte. Per questo l'invito di fronte all'accidia è di dare corso alle nostre potenzialità di bene. Impegnati nel bene. È raro che un adulto associ la propria tristezza interiore a un desiderio frustrato di fare il bene, a cui invece la tradizione cristiana ci invita pienamente, perché si vive una volta sola e al termine della nostra vita ciò che ci ha fatto sentire vivi è stato proprio l'impiego del nostro potenziale di bene. Come ricordava Albert Schweitzer, quello che tu puoi fare è solo una goccia nell'oceano, ma è ciò che dà significato alla tua vita.